Come hai detto che ci avresti eliminati tutti? No, le pare, non direi mai una cosa simile. Se per me te è in perfetta forma, ehi, piano piano, sono fragile, mi potrei rompere. Quando mi hai ridotto la faccia in questo stato non sembravi fragile. La mia sarà una vendetta molto dolce. Molto dolce? Va bene, ma attenzione, potrebbe venirle il mal di pancia. Tu e il tuo capo mi avete già seccato abbastanza. Risparmiate queste battutine, non fanno ridere. Ha tenuto il conto, va bene, ma la prego, il mio capo lo lasci fuori. Lui non c'entra niente, se la prenda con me. Con lui farò i conti dopo, tu sei una nullità per me. Non mi servi. Al capannone. Al capannone perché? Perché io voglio lasciarti un piccolo ricordo del tuo incontro con Marterakis. Portatelo via. No, per favore, Marterakis, no. Allora, tesoro, che volevi dirmi? Stai male per la storia di Tony? Sì, perché ho fatto una cosa molto brutta. Così mi spaventi, che è successo? Gli ho preso il passaporto e gliel'ho strappato perché non volevo che partisse. Che? Non ci credo. Come hai potuto fare una cosa simile? L'ho fatto perché sono innamorata, papà. Voglio farti una domanda. Ninì sapeva quello che tu hai fatto a Tony? Sì, l'ho confessato a Tony davanti a lei. Quindi il passaporto che mi ha chiesto Ninì non era per Nicolas, ma per Tony. No, grazie, vorrei dell'acqua. Martin, ti rendi conto? Faremo i modelli, appariremo su tutti i giornali, andremo alle feste delle celebrità, avremo vestiti gratis. È incredibile, non riesco ancora a crederci, non sto nella pelle. Senti, Sofia. Sì, dimmi. Io voglio farti questo favore. Ti accompagnerò, ma il problema è che mio padre non mi permetterà mai di firmare un contratto. E allora, neanche i miei mi permetteranno di firmarlo ed è per questo motivo che dobbiamo falsificare le loro firme. No, non siamo a scuola. Ci saranno gli avvocati, è un contratto a valore legale. Katie è entusiasta, non le guarderà neanche le firme. Certo, dobbiamo fare un bel lavoro. Non le guarderà, stai tranquillo. Fermi, voglio scendere, per favore, Marterakis! Cosa fate? Dategli una lezione! Che dolore! Fermi! Siamo nei guai. Questa tisana, la valeriana, l'ho fatta io con le mie mani per lei. Le passerà tutto, vedrà. Grazie. Come si sente oggi, signorina? Mi sento un po' debole e preoccupata per quello che sta succedendo. Certo, capisco. Non la posso vedere così, mi fa male. Non l'ho mai vista in questo stato, signorina. Sì, comunque dovrò farmi forza. Se le fanno qualche domanda, dica la verità. Ma se non le chiedono niente, racconti tutto lo stesso, eh? Faccia quello che le ho detto, Adelfa. Ora vada, sì. Per favore. Con permesso, signorina. Santo cielo, non so se me la sento, io non sono una brava attrice come lei, non ce la faccio. Non ti ho cercato io, Eva, ma ora sei qui e devi aiutarmi a far credere a tutti che sto molto male. Va bene, farò del mio meglio. Bene, inizia col cambiare espressione, neanche io avevo intenzione di rivederti, ma evidentemente il destino ha voluto che ci incontrassimo di nuovo. Va bene, non voglio sapere niente, occupatene tu. Sì, ma devo sapere se è convinta di quello che sta facendo, perché se... Ti ho detto che non voglio sapere niente, firmerò le carte, non voglio niente in cambio, tranne il tuo silenzio, è chiaro? Certo, alla mia parola. Non capisco come la situazione ci sia sfuggita di mano in questo modo. Non avrebbe dovuto fidarsi di suo fratello, sicuramente sarà stato lui a chiamare la polizia. Non è di Victor che ci dobbiamo occupare, io volevo soltanto dimenticarmi di quella creatura, capisci? No, non capisco, io le ho fatto soltanto un favore, non devo andarci di mezzo. Forse lei non si ricorda bene come sono andate. Senti, le cose. Senti, smettila, meno male che se ne sono andati, è già tanto, mi sembra. E la paura che ho avuto? Se è stato suo fratello. Non è stato mio fratello, te l'ho detto. Victor non fa niente senza un tornaconto. In quel momento noi non gli servivamo. È stata un'altra persona, io ne sono più che sicura. Sì? Mi hanno detto che voleva vedermi. Sì, entra pure, Tony. Siediti. Grazie. Allora, ho appena parlato con Cho e mi ha raccontato la storia del tuo passaporto. Non sapevo che gliene avesse parlato. Mi ha detto che si è pentita, che è dispiaciuta per quello che ha fatto e che sta molto male. Mi ha chiesto aiuto, sicché io farò in modo di farti avere un passaporto nuovo. Grazie, la ringrazio molto. Io voglio mettere fine a questa situazione, voglio partire e, iniziare tutto da capo. Tu sai che Cho tiene molto a te, vero? Sì, so che non l'ha fatto con cattiveria. No, non fa mai cose di questo tipo, posso assicurartelo. Tu cosa provi per lei? Io... quello che lei prova per me, amore. Cerchi di capirmi. Va bene. E vuoi andartene comunque? Sì,
Sì, credo che lei meriti di meglio. Stai dicendo che sei disposto a rinunciare a tutto quello che provi per lei? Sì. Sì, non credo che valga la pena di lottare per qualcosa che, come ha detto lei, non ha futuro. Joe e io apparteniamo a due mondi diversi e non lo faccio perché sono codardo, ma perché la amo. Questo si vede. Va bene, mi darò da fare perché il tuo passaporto sia pronto al più presto. Grazie. Di niente, Tony. Puoi andare ora. Con permesso. Tony, che ti ha detto? Che mi aiuterà e mi farà avere un nuovo passaporto. Quindi vuoi andartene? Sì, ho intenzione di partire. Senti, papà si sta rendendo conto che ci amiamo. Vedrai che accetterà la situazione. Chi deve accettare che questa storia non funzionerà? Sei tu. Perché non funzionerà? Perché no? Dai, insomma, guarda dove vivi. Guarda la tua famiglia e poi guarda me. Io appartengo a un altro mondo, devi accettarlo. Tony, ehi, che ti ha detto? Niente, che mi aiuterà. Potrò partire tra qualche giorno. Bene, è diventato più comprensivo. E io non sono poi così cattiva. Aspetta. Non vai da lei? No, ora non capisce, ma prima o poi capirà. Signor ambasciatore, se mi stava cercando, sono qui, sono tornato di nuovo a casa. Si può sapere che è successo? Questo ragazzino dice di lavorare per lei, è la verità? Veramente lavorava, se n'è andato. No, non me ne sono andato, mi sono solo preso due giorni sabbatici. Sì, solo due, se ne prenderà qualcun altro in commissariato. No, un momento, no. Mi spieghi bene quello che è successo, per favore. Era coinvolto in una rissa in mezzo alla strada. Uno dell'altra banda se l'è vista brutta e adesso è in ospedale per accertamenti. Oh, certo, poverino, loro sono aggressivi, mi hanno fatto anche male un braccio. Ma chi sarebbero questi loro? Gli amici di Mantarakis. Che cosa? Vi siete messi contro gli uomini di Mantarakis? Anche tu, Chiki. Non preoccuparti, ti difendo io. No, lui è venuto con me perché gliel'ho chiesto io. Lui non c'entra. È assurdo, Nicolò. Sì, comunque tutto questo lo racconterà nella sede appropriata. No, aspetti un attimo, scusi. Mi permetta, me ne assumo io la responsabilità, se lei è d'accordo. Lo lasci qui in ambasciata, è possibile? Per favore, la prego. Beh, va bene. Oh, grazie. Ma sono comunque costretto a farvi una multa per disturbo alla quiete pubblica, capisci? Sì, sì, certo, me la mandi, me ne occupo io personalmente. Certo. Sì, spero che non si ripeta più una cosa del genere. Lei è un ambasciatore, non dovrebbe risolvere i suoi affari in questo modo. No, no, non è così, non... Ce l'abbiamo fatta, siamo liberi, Chiki. Calma, calma. L'avete passata liscia con le autorità, ma non con me. Dobbiamo parlare, venite. Questa festa. Forza, Chiki, coraggio. Signorina Martin. Come va, Adelfa? Molto bene, e lei cosa ci fa qui? Stavo scrivendo una lettera alla mia ragazza. Non mi sembra il posto più adatto per scrivere una lettera, signorino. No, è che è molto comoda questa scrivania e poi sto più tranquillo qui da solo. Comunque ho quasi finito, me ne vado subito. Molto bene, allora vado, con permesso. Buonanotte. Buonanotte. Meno male. Proprio così, signor Parker, ho scoperto quello che era successo con Mantentakis, così sono tornato per aiutarla. Non è giusto che le paghi per i miei errori, io li ho commessi e io pagherò. Sì, sì, ma non in questo modo. Non puoi portarti Chiki come se fosse due scagnozzi. Uno e mezzo, perché Nicolas vale la metà. Che ti è passato per la testa? Quella gente è molto, molto potente, vi è andata fin troppo bene. E tu, Chiki, come ti permetti di abbandonare il posto di lavoro? No, no, Chiki, non dire niente, per favore, parlo io in tua difesa. La verità è questa, l'ho obbligato io. Ti ha costretto, è veramente assurdo. Che devo fare con te, Nicolas? Niente, faccia finta che io non sia tornato, perché sono qui solo per risolvere questa faccenda. Poi sparisco per sempre. No, per sempre. Ma che sparisci? Tu non te ne vai da qui. Non puoi andartene in giro con tutti i problemi di salute che hai. Quali problemi? Di memoria. Quale memoria? Ah, i problemi di memoria, è vero. È talmente smemorato che non ricorda neanche di avere un problema. Non si preoccupi, Parker. È stato solo un episodio, perché la storia della spa mi ha stressato. Ma è stato solo un momento, un lapsus. Sì, sì, certo, ma potresti avere una ricaduta. È pericoloso. Quindi ora resterei qui e troveremo un modo per aiutarti. Ah, che giornata lunga. Salve, zio.
Oh, Nicolas, che bello, sei qui. Sì. L'altro giorno dicevo a Ninì che avevo voglia di vederti, sei tornato. Sì, sono tornato, ma per poco, è una cosa provvisoria, come un dente. Dobbiamo goderci ogni momento, perché a me non rimane molto tempo. Ah, quanto è esagerato. Pronto? Ciao, Ninì, volevo dirti che è tornato tuo cugino, non so se ne sei al corrente. Ah, no, non lo sapevo, è una bella notizia, no? Sì, sì, certo, però sono un po' preoccupato per la sua salute, quindi vorrei parlarne con te, capisci? Sì, quando vuole, in ogni caso. Io volevo dirle che non mi sembra il caso che Nicolas partecipi alla nostra conversazione, magari ci rimane male. No, 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 noi due da soli, anche perché vorrei approfittarne per parlare di una cosa che abbiamo in sospeso. Beh, se lo ritiene necessario. Sì, Ninì, penso che sia necessario. Dobbiamo chiarire la nostra situazione, perciò ti aspetto domani mattina nel mio studio. Ah, sì, stia tranquillo, ci sarò a domani allora. Oh, no, una storia senza fine, ho bisogno di riposo.